questo nuovo video con dove ho i capelli orrendi, cavolo, dovevo mettermi il cerchietto. Vado a mettermi il cerchietto. Ora va meglio, insomma. Spero che mi vediate perché c'è poca luce. Se poi accenderò la luce. Ho cambiato di nuovo postazione, impazzirete quando farò i video. Ho dei capelli veramente orrendi, scusatemi, ma devo farmi la tinta. E quindi... Beh, comunque, l'importanza è avere sempre le mani belle. A stavolta c'ho anche i piedi. Per i feticisti vi farò vedere anche i miei piedi. Ho fatto la pedicure perché praticamente ho avuto dei problemi, quindi adesso c'ho anche i piedi. Guardate che belli. I miei piedi, uguale a lo smalto. Sono molto fashion, sì. Tanto lo smalto era compreso nella pedicure, quindi ho detto, ma sì, facciamocelo. Si vede sotto la coperta perché sto morendo di freddo. In teoria ho caldo, ma ho freddo, però sembra che sono imbalsamata, quindi tengo la felpa. Perché di là si gela, qua si muore di caldo. Comunque. Benvenuti in questa nuova Christmas Challenge, non so che numero saremmo arrivati, non lo nomino mai perché a volte li mescolo insieme, sì, non guardate i miei capelli che sembro pazza. Oh. Ho messo il cerchietto qua, al contrario? Sì, sono proprio scemo. Sara, siamo andati di cocche. Allora, con i miei acquisti che ho fatto, perfettamente, allora, usciranno molti acquisti perché ho rifatto la stanza e come potrete vedere, la intravederete in tutti i video, ma quel video proprio vero e proprio, dove l'ho finito tutto, penso che arriverà a fine, o a fine anno o per 2021. Perché ho tante cose nuove. Devo anche pulirla perché una di queste cose si mette per terra. E qui devo pulirla. Mi divertirò molto. Comunque, alcune cose ho già comprate nuove, quindi ve le voglio mostrare perché man mano voglio far vedere le cose che compro. Ah, number 2, number 1, perché number 2 sarà? Sono rimbambita, sì. Sì, ok. Numero 1. Mi metto qua perché così dovete vederla. Sì, per chi si sta chiedendo le domande, sì, ho le gambe di fuori perché io non sento freddo delle gambe, ho dei problemi. Numero 1, Ikea. Il mio vassoio per mangiare. Grazie, Ikea. Allora, ve lo faccio vedere così, è bellissimo. Ah sì, c'è, questo è un altro acquisto che ho fatto. Tovaglietta natalizia. Lo vedete forse in un altro video, forse, che ho fatto. Dopo da mercato la tengo per mangiarci. Per non man Se non ci mangio, ci metto, portatela sopra e la tolgo. Tra l'altro basta passarci un panno e viene pulita perché ieri ci ho mangiato il sushi con la salsa di soia, l'ho macchiata tutta. Però come potete vedere non c'è nemmeno una macchia perché Sara la pulita l'ha messa sotto il termosifone e è tornata come nuova. Ta-da! Allora, vi faccio vedere bene il tavolino perché ovviamente qua così non siete un tubo di niente. Dovete solo fare attenzione nel letto perché adesso io avendo il piumone è un po' più scomodo, ve lo faccio vedere. Ta-da-da-da! Guarda che bello. Lo uso per i portatili, per mangiare, queste cose qua. Ora vi porto con me, sì, vedrete la stanza, ma abbiate pazienza. Faremo tipo un tour, perché sennò per prendere tutta la roba divento scema. Nuovo acquisto, che ve lo farò vedere adesso in un nuovo formato. Ce la posso fare? Solo che, aspettate. Eccolo qua. Ciao ciao! Il mio nuovo puff puff. Per farvi vedere meglio il fumo, vi faccio vedere una cosa molto figa che fa. Volevo fare un video solo per lui, però ho detto lo metto insieme. Allora, vi faccio vedere una cosa molto figa. Tolgo questo apparecchietto sotto. Ah, può cambiare colore? Allora, prima di tutto può cambiare. Così cambia colore. Se si schiacciate un'altra volta, lui non è che si spegne, guardate. Poi intermittenza, che io lo lascio normalmente così. Allora, per farvi vedere però l'effetto, fate così, lui si spegne. La lucina rimane. Per spegnere la lucina dovete tenere premuto il pulsante, che sarebbe questo qua. Invece io adesso lo riaccendo, poi vi faccio vedere la cosa più figa del mondo. Togliete questa cosina, che non va buttata assolutamente. Vi faccio vedere una cosa molto... Ha una porta USB. Sì, mica poi fanno sempre schifo. Allora, ha una porta USB. Vi faccio vedere la magia. La porta USB. Ora, facendo così. Guardate. Per fare video ASMR non è una bomba. Ah, io ci ho messo dentro un olio, che è questo qua. Mi ha detto la tipa che andava bene, ma voi metteteci anche gli oli essenziali. E l'oil tea tree. Ho messo pochissime gocce. Acqua del rubinetto, al filtro, guardate che potenza. Se è l'effetto della luce, non ne esce tanto, ma non così tanto. Io ovviamente adesso lo riduco, perché così tanto no, se no si consuma. Poi, oh, bravo. Poi, oltre ad avere questa cosa qua, che adesso glielo toglierò.
cercando di non rompere, con una mano sola è un po' più complicato. Datemi un attimo. Appoggio il telefonino. Allora, così voi guardatevi il puff puff. Ok. Ho un altro accessorio. Adesso lo metterò qua io. Guardate l'altro accessorio. È un ventilatore. Praticamente voi lo inclinate così. E lui praticamente manda via il fumo in giro. E fa ne fa di aria. Fa un rumore un pochettino. Però per l'estate non è male. È una cosa. Era tutto nel pacchetto, figo. Molto figo. Adesso lo leverò perché sinceramente non mi trovo. Continuo a girare per un po'. Ah, sono flessibili. In teoria io non li userò qua. Bisogna sempre tappare il buchino che ha perché comunque è sempre acqua. Quella che c'è dentro. E semplicemente c'è un filtro con dell'acqua. Io l'ho messo nel rubinetto, tanto ho detto che andava benissimo. Il problema è cambiare il filtro quando si gonfia. Poi, se volete, farò un video apposta solo su questo. Perché. Aspetta, devo mettere bene il buchino. Sì, il buchino, devo mettere bene l'affare perché se non lo metto bene, ripeto, è sempre comunque acqua. Quindi. Comunque, gli accessori sono questi qua. Che vedete qua. C'è questo qua, il bastoncino. E poi c'è questo qua che è una lucina. Ce n'ho anche un'altra chiamata mio padre per vedere. È bellissima, infatti la userò anche a parte. Sono molto flessibili e funziona tramite power bank. Che il mio power bank sta morendo, ragazzi. Poi devo fare un po' più di luce perché non siete un tubo lesso. Non ho ancora le tende. Per quello dico, alcuni acquisti mi dovranno arrivare. Allora, questo qua poi ho preso per l'armadio perché ho già sistemato tutto perché sono molto intelligente io. Per l'armadio nero ho preso da Ikea queste qua. Ta-da! Sì, vi sto mostrando tutta la stanza, praticamente. Queste qua che sono degli attaccapanni, vedete che hanno anche dei gancetti e tutto. Sono molto molto utili, ragazzi. Allora, queste qua, se non sbaglio, queste qua costano 2 euro. 2,10 € con lo sconto 2 euro. Grande sconto. Hanno i gancetti, quindi potete metterci vestiti, maglie, tutto. E non cadono. Adesso sono ancora inchiavardate perché devo metterla a posto. Poi ho preso anche un'altra cosa che è un'altra mensola come questa qua che vedete qua dietro. Se vi spoilerò un po' la stanza, tanto poi farò un room tour. Sì, se vedete che si scurisce perché il mio armadio è nero. Purtroppo. Quello andrà via. Quello dietro di me. Questo andrà via e la mensola andrà lì. Ho comprato la mensola. Adesso vi appoggio qua sopra. Vedete così è doppio uso. Allora, la mensola andrà via perché, cioè, la mensola andrà lì perché praticamente voglio fare un cambiamento perché ho pensato che secondo me verrà più comodo. Per quello il video non lo faccio ancora perché mi mancano le tende che le ho ordinate appunto su Wish. Non vi dirò che colore sono. Poi ho ordinato un'altra tovaglietta. Aspettate che mi allontano un po', ecco. Ho ordinato un'altra tovaglietta. Di queste qua che non poi vi farò vedere e altre cose che non mi ricordo cosa ho ordinato perché le ho ordinate a novembre appena ho finito la stanza perché ho detto alcune cose mi serviranno tanto la tovaglietta non era destinata a questo che l'avrei sempre voluto però infatti mio padre è stato carino a regalarmelo da Ikea e mi piaceva troppo poi non costava nemmeno tanto caro è un po' complicato smontarlo rimontarlo ma sapete che le cose di Ikea hanno queste problematiche dietro fa veramente schifo le mie scatole ecco perché la stanza ancora non la faccio tutta il room tour. Perché voglio che sia fatta bene. Poi se ci saranno ancora le scatole vi chiedo perdono, ma non so dove metterle. Sono tutte le mie scarpe e altre cose, perché ho la scarpiera dietro, quella nera. Però ho anche delle scarpe estive. E dove le mettevo? Poi ho degli scarponi e altre cose. Adesso tipo gli anfibi li tengo in sala. Perché quando esco tra neve e cose non le tengo mai in camera. Perché sennò mi fa schifo dormire con le scarpe. È una cosa un po' antigienica, secondo me. E quindi se non sono dentro la scarpiera o non sono pulite, gli anfibi di solito li spruzzo con disinfettante, li pulisco e tutto, li metto vicino al termosifone e poi li metto a posto. Però visto che ultimamente li sto usando sempre, li lascio lì. Altri acquisti che ho fatto, ci sarà un'altra cosa, ma la faccio vedere in un altro video perché è una cosa a parte. Penso che sia tutto, se qualcosa poi l'avrò dimenticato ve lo farò vedere nel prossimo video. Mi raccomando, hashtag, mettete l'hashtag se siete arrivati alla fine della Christmas Challenge. E ci vediamo nel prossimo video, buone feste!